Bentrovati, nuovo appuntamento di Senza Freni in TV. Un caro saluto a Mauro Messeri. Buonasera a tutti. Oggi con Mauro presentiamo un altro campione, insomma, del nostro territorio, conosciuto a tutti. Abbiamo iniziato la nostra prima trasmissione con Daniele Bennati e oggi parliamo di Franco Chioccioli. Sì, continuiamo la carrellata di campioni di cui è piena la nostra, piena no, insomma, per fortuna è dotata la nostra provincia. In questo caso direi che Franco è oltre che un amico, è veramente un amico, è un monumento del ciclismo di casa nostra e anche nazionale. Io credo che un aretino che vince il Giro d'Italia, io sicuramente non, purtroppo non lo rivedrò. Ed eccoci ormai sul rettilineo d'arrivo con Chioccioli che sta per portare a termine la seconda esaltante impresa di questo giro. È la seconda e questa credo che rimarrà nella storia perché l'altro giorno hanno detto tutti che è diventato matto e oggi è stato veramente grande. Ecco l'arrivo di Chioccioli che è a poche decine di metri. 5 ore, 9 primi, 23 secondi, attenzione ai distacchi che Chioccioli, leader della classifica, saprà infliggere ai suoi più diretti antagonisti. Adorni, secondo te Chioccioli oggi ha vinto il Giro d'Italia? Credo di sì, soprattutto per il morale e la demoralizzazione degli altri, l'ha vinto alla grande. Auguro alle generazioni che vengono di rivederlo, già è difficile augurare di vedere un italiano vincere il Giro d'Italia, ti puoi immaginare di vedere un aretino. E adesso, caro Mauro, andiamo direttamente a casa di Franco Chioccioli, così sentiamo direttamente dalla sua viva voce, dal suo racconto, come ha vissuto proprio queste imprese. Questa maglia rosa di che anno è? Questa è dell'anno 91, quando ho vinto il giro, e credo che sia la maglia più importante. Come ti venne in mente con la maglia rosa sulle spalle che bastava difendersi, andare all'attacco sul bordone? Ma io credo che è venuto tutto naturale, cioè nel senso con la maglia rosa cioè è venuto quelle grandi azioni perché diciamo sono quelle cose un po' all'arrembaggio che ho rischiato tantissimo, però sono quelle cose che sono andate bene e è venuta una bella, delle grandi azioni. In altre occasioni ti ho sentito dire che però il tuo giro dove eri andato addirittura meglio era quello dell'88 del famoso Gallo. Sì, quell'anno lì io stavo benissimo, anzi, forse stavo meglio di quando l'ho vinto. Purtroppo ho trovato una giornata brutta che è il Gavia, questa è la maglia, questa è un po', diciamo un po' la storia di quello che abbiamo trovato sul Gavia e lì mi sono giocato il mio giro, però purtroppo la vita è questa, è diventata una storia anche quella. Ti presentassi sul Gavia con questa maglia rosa qui, proprio questa qui. Che Sì, con questa maglia qua è E lì l'ho successo? persa, non dovevamo farlo il Gavia. Poi la mattina c'è stato il controordine, siamo dovuti partire, siamo partiti e abbiamo affrontato il Gavia che con tempo credo che non era da affrontare. In cima alla salita ancora avevo la maglia, poi quando ho iniziato la discesa lì ho perso 5 minuti e ho perso il giro. E eri un po' solo però. Ma ero solo, l'ammiraglia non c'era nessuno che mi poteva dare una mano, però giustamente gli altri o chi più o meno avevano chi li poteva aiutare, però quello che è stato difficile è stata la discesa, non tanto a salire ma a scendere, è lì che bisognava avere forse un po' d'aiuto. E con quale bicicletta lo hai vinto il Giro d'Italia? Beh, il Giro d'Italia l'ho vinto con questa bicicletta Pinarello che oggi ancora, diciamo, non la userebbe più nessuno, anche se stanno tornando di moda l'acciaio, però oggi tutto carbonio, tutto più leggero, credo che siano anche un paio di chili meno di questa. Che rapporti c'avevo? Ma io usavo 52-42. E quando hai staccato tutti sul Pordoi con la maglia rosa, che avevi messo? 42 massimo 23. Sì, che oggi vanno su 39, 26, 27, 28. Questa invece è la coppa finale del Giro d'Italia. Sì, questa è la coppa finale del Giro d'Italia. Oggi hanno cambiato un po' il disegno, però è
è sempre una cosa molto importante. Un'altra maglia tra queste alla quale sei particolarmente affezionato, qual è? Ma io sono affezionato un po' a tutti perché tutte hanno un po' la storia, un po' la maglia pois, il giro della Bassa Lunigiana del 77 quando da juniores, diciamo che ho il giro di Trentino, la bicicletta basca, il giro di Puglia, insomma, le maglie ce n'è tantissime, però quelle che per me hanno tutto un significato perché vuol dire una storia lunga 13 anni. Penso che sia la straordinarietà dell'impresa vada anche celebrata nonostante il passaggio degli anni, anzi più passano gli anni e secondo me più va celebrata perché ripeto, è un monumento, dovrebbe essere lo spot del ciclismo di casa nostra, cioè da altre parti costruirebbero i monumenti nelle rotatorie con la bicicletta, ci sono dei comuni che hanno celebrato i propri campioni. E da noi non è che dalle nostre parti siamo un po' restii a questo tipo di celebrazioni, però personalmente noi di Tele San Domenico ci teniamo a farlo perché Franco ha anche il tratto umano del campione, se uno lo conosce e ci parla capisce perché ha vinto, perché è veramente un campione anche come persona. E l'avversario più forte che ha incontrato qual è stato? Ma l'avversario più forte ce ne sono stati tanti, tra tutti Linhou. Linhou è stato, credo, quello che mi ha impressionato di più. Dopo di lui c'è stato Indurain, tanti altri, Moser, Saronni, Bugno, Chiappucci, però quello che diciamo che mi ha dato un'impressione che io ero anche i primi anni che correvo, è Linhou. Che cosa ti impressionava di più? Ma il suo modo di correre, il suo modo di gestire la squadra, tutto quello che lui faceva, cioè come andava in bicicletta, quello mi dava proprio, mi stimolava. Peraltro parlavi di spot, Franco Chioccioli è stato, ecco, importante testimonial anche di eventi sportivi che si svolgono, si sono svolti sul nostro territorio, più di recente proprio anche alla stessa Ardita. Sì, proprio a testimonianza della sua enorme disponibilità, è venuto, bastato chiamarlo, invitarlo, è venuto addirittura a pedalare i primi chilometri dell'Ardita, a dare il via a questa manifestazione, partecipa sempre a Senza Freni al nostro talk show, il nostro dibattito, per me è un ciclo dibattito, lo chiamo io, quindi è di una disponibilità veramente unica e appassionato di bici e quando trova le persone giuste per poterne parlare viene volentieri e ne parla volentieri. Massimiliano Refi, uno degli ideatori di Bici in Fiera. Perché con Chioccio? Allora, Bici in Fiera è una collaterale della Fiera Antiquaria, che però dentro ha anche l'Ardita, cioè una cronoscalata per bici vintage. E quindi è un momento in cui noi cerchiamo di valorizzare il ciclismo che fu per i valori che può avere oggi, che non sono prettamente sportivi, ma sono valori, diciamo così, generali, legati all'amicizia e quant'altro. E allora abbiamo pensato di valorizzare chi il ciclismo l'ha fatto veramente ad alti livelli e ovviamente Chioccioli. Chioccioli che ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto tantissime corse, è stato uno dei nostri ciclisti più rappresentativi e quindi abbiamo scelto lui insieme a Bennati per rappresentare e essere il patron dell'evento. Sei stato scelto come testimonial di questa manifestazione del ciclismo eroico, se mi è passato il termine, direi ardito. Ma per me è un onore, anche perché diciamo, riscoprire le cose antiche è sempre bello, anzi, non dimenticarsele forse è ancora più interessante, perché giustamente oggi ci sono tutti i tempi moderni, tutte le cose tutte su ultra leggere, ultra stilizzate, invece una volta ritirarle fuori, forse le vecchie biciclette, le vecchie usanze, le vecchie modi di andare in bicicletta, i modi di vestire anche, di andare in bicicletta, forse è più, diciamo, è importante anche tenere nella memoria dei giovani queste cose. Che cosa ti piace ricordare, ecco, oggi, Mauro, tra le imprese, ecco, di Chioccioli? L'impresa storica di Franco Chioccioli è stata la vittoria del Giro d'Italia del 1991, una vittoria straordinaria sia in quanto tale e sia anche per come è venuta, perché nella penultima tappa del giro,
che si celebrava sul Pordoi, un tappone di montagna, si presentava Chioccioli con la maglia rosa e insomma, gli avversari dell'epoca, che chi era dietro di pochi minuti in classifica, aspettava questa maglia per recuperare, per cercare di staccarlo. E invece decise di andare in fuga lui da solo con la maglia rosa e, oltre che vincere quella tappa, consolidò il suo successo, perché poi dopo, nei giorni successivi, c'erano altre, mi sembra, due tappe di avvicinamento verso l'arrivo finale, che gli consentirono di portare la maglia rosa fino alla fine e di vincere, quindi quella è stata l'impresa. Questi momenti, come se fossi corridore, sono momenti bellissimi. Avere la maglia rosa e fare queste imprese sono cose che rimangono nella tua vita e nella storia. E rimangono nei nostri occhi anche queste immagini, questo pubblico veramente splendido. Altra impresa che però fu stroncata dalle condizioni meteorologiche era stata nell'88 la famosa scalata al Gavia. Anche lì si era presentato con tutti i favori del pronostico. Quello era un giro che tutto sommato aveva corso anche meglio di quello che poi vinse nel 91. Quello, se non ci fossero state le condizioni meteorologiche avverse, l'avrebbe sicuramente vinto. E nella tappa del Gavia, che praticamente fu una tappa che fu annullata poi per la neve, perché una tempesta di neve prese i corridori, alcuni salirono in macchina, arrivarono all'arrivo con le ammiraglie, altri invece, come Chioccioli, se la fecero tutta in bicicletta. Addirittura pare che non si sa dove fosse per bene l'ammiraglia che lo doveva seguire, quindi se la fece tutta e senza neanche l'abbigliamento necessario, ammesso che per quelle condizioni ci sia un abbigliamento da poter consigliare. Si fece prestare una mantellina da una squadra avversaria, addirittura arrivò all'arrivo, alcuni furono ricoverati in ospedale dal freddo. Lui arrivò, c'è una foto, condizioni veramente incredibili da raccontarsi, solo la foto rende bene l'idea. E pare assurdo e può sembrare strano raccontarlo, si verificarono quelle cose che poi Paolo Villaggio nei propri film, quando ha fatto la satira anche sulle tappe ciclistiche, ci ha raccontato con la sua vena tragicomica. Un corridore fu dato per disperso, si presentò il giorno dopo al traguardo a Bormio perché dormì in una baita di montagna, perché si perse praticamente per la neve. Cioè, si verificarono scene non certo da ciclismo professionistico. Quella fu una tappa eroica e il giro se lo meritava lì. Poi il lapsus è quasi freudiano, perché stavo per dire Coppi, in realtà tutti sanno che Chioccioli è chiamato e soprannominato il Coppino per la sua enorme somiglianza con Coppi e con Fausto Coppi, anche se è un po' più alto, un po' più robusto fisicamente, ma se lo vedi in bici, quando le misure si rattrappiscono per tutti, sembra veramente, tuttora ancora c'è una somiglianza con Fausto Coppi impressionante. Tant'è vero che quando c'è stato un cortometraggio della Rai che ha ricostruito la vita di Fausto Coppi, era impredicato per fare lui l'attore protagonista. Poi credo che fu scelto Castellitto, che invece è un attore professionista. Anche se ha fatto una comparsa in un film che varrebbe la pena di vedere, un film che è intitolato Il Pentolaio, che è dedicato all'ultimo, non l'ultimissimo, ma a un gregario di Coppi che è morto un paio di anni fa. E nel celebrare questa figura, Chioccioli si presenta in questo film, in quel caso fa il direttore sportivo, però, quindi ha fatto anche questo per dire che è veramente un personaggio. Ma tornando alla tua domanda, e quindi alle imprese ciclistiche, oltre al Giro d'Italia e a questa tappa, ai due Giri d'Italia, uno vinto e uno diciamo interrotto dalla nevicata, le imprese, ci sono state tantissime altre imprese, ha vinto altre due o tre tappe, forse più ai Giri d'Italia precedenti, ha vinto una tappa al Tour de France, ha vinto la Coppa Costoni, ha corso con le migliori squadre e affiancato al nome di Coppi c'è anche il nome della Del Tongo, perché questo il ciclismo, se oggi si pensa che in Italia non esiste una squadra ciclistica di quelle che possono essere
ammessi a correre il Tour de France, e all'epoca invece la del Tongo era Aretina, la Fancucine era a 30 km di Arezzo, cioè veramente Arezzo e la Toscana era il centro del ciclismo internazionale. È come dire che di avere oggi una squadra aretina nella quale corre Pogacar, ecco. Ci ha corso Saronni, cioè tantissimi campioni oltre allo stesso Chioccioli, quindi era un ciclismo irripetibile, purtroppo, almeno a giudicare dalle situazioni ora, di quello che è il ciclismo ora e della situazione economica di ora. E a proposito dei racconti che possono riguardare Franco, nel 2021 ricorreva il 30° anniversario della vittoria del Giro d'Italia, che fu vinto sul Pordoi, e gli organizzammo una festa con l'aiuto anche dei familiari, della moglie, dei figli, per rifare in bici il Pordoi. E anche lì hai verificato un'altra volta lo spessore umano, perché Chioccioli, a differenza di altri ciclisti che andati in pensione hanno però continuato ad andare in bici, lui appena ha smesso di correre ha attaccato la bici al chiodo, e quindi ripresentarsi dopo 30 anni in bicicletta e rifare il Pordoi non è stata, secondo lui, poi io per divertimento girai una specie di servizio con il telefonino, quindi mi scuso della qualità delle immagini e del fiatone con il quale l'ho intervisto sul Pordoi, ma ce l'aveva quanto me, e lui stesso dice che l'impresa è stata quella dopo 30 anni di rifare la bicicletta, non tanto quando vinse il Giro d'Italia. È stata una cosa anche piacevole, perché i figli, un architetto ha disegnato una maglia celebrativa dell'epoca, andammo su durante il Sella Ronda Bike Day, che è una manifestazione durante la quale chiudono i quattro passi delle Dolomiti al traffico, e quindi approfittammo della chiusura delle strade per fare il Pordoi. Eravamo una macchia di 36 persone in bici, tutti con la stessa maglia rosa, a celebrare il nostro campione, che, appunto, ripeto, dovrebbe forse avere ancora di più anche da parte delle istituzioni, da parte delle rappresentanze dello sport locale, una maggiore attenzione, anche se sono passati 30 anni, secondo me. E allora, visto, Mauro, che hai citato proprio queste immagini, andiamole a vedere insieme, vediamo, sicuramente anche una cosa emozionante, soprattutto, no, per i tanti appassionati di ciclismo e per i tanti appassionati anche del grande Franco Chioccioli. È proprio questo passo Pordoi rifatto 30 anni dopo, giusto? Nel 2021. Vediamo. Via! Rompete le righe! Dove si va? In cima al Pordoi si prova a rifarlo dopo 30 anni, che non si sa se ci si farà arrivare in cima, e proverò a scattare dove sono scattato 30 anni fa. Va bene, ti si aspetta dopo. Ok. Scattasti qui? No, sì. Manca ancora 500 metri perché qui scattò Boyer. L'abbiamo ripreso lì, vedi dove c'è la funivia, la seggiovia. E allora a quel punto ho deciso che se doveva vincere un francese era meglio vincere noi. Un aretino. E lì ho scattato. Mancano ancora 300 metri. Partito qui, Guarda, tutto questa funivia. E qui davanti c'era Giovannetti. La più dura. Ed è Chioccioli che scatta. Chioccioli che scatta. Franco Chioccioli, maglia rosa, ancora grande protagonista, si scrolla di dosso Claudio Chiappucci ed Eric Boyer a 4 km dalla conclusione, e sta per raggiungere anche Marco Giovannetti. Franco, dimmi. Dove hai preso Giovannetti? Qui dove c'è questo sasso. L'ho passato di netto. A doppia velocità. Dopo me la sono fatta tutta da sola fino in cima. E 4 km dalla conclusione passa letteralmente, se lo mangia Marco Giovannetti, e va via Franco Chioccioli dopo aver staccato Eric Boyer e Claudio Chiappucci con uno scatto perentorio. Bella emozione, andiamo, che è il momento. Cosa mai penso più ora, a come fare a fare questi chilometri.
però diciamo che è stata bella avventura. Chioccioli a 22 secondi Chiappucci con il francese Boyer, a un primo e 5 secondi Conti, Lelli e Giovannetti. Franco, è una cosa immensa, immensissima. Per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, ricordiamo, è la 17ª tappa, Selva di Val Gardena, passo di Pordoi di 165 km. C'è un sacco di gregari, l'altra volta eri solo però, Avere la maglia rosa e fare queste imprese sono cose che rimangono nella tua vita e nella storia. Ci siamo, Franco. Siamo. Mancano ormai 800 metri alla vetta. Penso di farci. Sei contento? Sei contento oggi? Allora, due motivi, uno sì, uno no. Uno sì perché ce l'ho fatta, uno no perché ho durato un sacco di fatica. 5 ore, 9 primi, 23 secondi, attenzione ai distacchi che Chioccioli, leader della classifica, saprà infliggere ai suoi più diretti antagonisti. Adorni, secondo te Chioccioli oggi ha vinto il Giro? Credo di sì, soprattutto per il morale e la demoralizzazione degli altri, l'ha vinto alla grande. Ecco, abbiamo visto questo bel racconto anche dei 30 anni, insomma, dall'evento, dal grande evento del Passo Pordoi che avete rivissuto insieme nel 2021. Molto simpatico, bello questo evento che poi hai creato un po' te, no? Insieme alla moglie di Franco. Ecco. E ai figli. E ai figli. Come abbiamo visto anche proprio dai titoli che scorrevano alla fine del video. Sì, direi che ho lasciato fuori da questo montaggio fatto un po' in maniera artigianale, un filmatino di 20 secondi, una battuta che lui mi dà spiritosa, forse chiuderei con quella perché meglio di ogni altra racconta Franco Chioccioli, anche dal punto di vista del suo spirito, del suo senso dell'umorismo, della sua anche autocritica e autoironia. Grazie, allora, grazie Mauro, e ci ritroviamo naturalmente poi per un altro appuntamento con Senza Freddi TV, e vi lasciamo quindi con questo video che ci descrive bene anche l'anima di Franco Chioccioli. Grazie. Grazie a voi. Siamo all'ottavo tornante, era la meno salita là, quando la facesti l'altra volta. Sì, è vero, mi sembrava pianura, però mi sa che qui hanno fatto lavori, sì. Hanno riportato della terra. Hanno scavato.